Buongiorno. Ciao Franco. Davide. Ciao. Allora? Allora, io invito chi guarda questo video a valutare la grande difficoltà di KTM che esprime in questa esposizione, e che poi andremo a vedere anche un po' di modelli nuovi che mi emozionano, che mi stanno dando veramente i brividi al collo. Piazza del Duomo, praticamente. Piazza del Duomo. E comunque, scusatemi, un piccolo inciso: io sono un concessionario KTM, sono onorato e fiero di essere concessionario KTM, anche proprio per il rapporto che c'è con la società, con il gruppo, che è fantastico, che ci supporta tantissimo anche se è in difficoltà. E alla faccia di chi dice che KTM non sarebbe neanche venuta in EICMA. Ecco voi la potenza del gruppo KTM. Beh, fantastico. Detto questo, partiamo da una moto mozzafiato che guardate, è lì. Io poi non sono... c'è, vedo che non c'è neanche gente nello stand, è proprio deserto. No, non c'è nessuno, è stato boicottato. No. Ragazzi, guarda che capolavoro. 1390 Super Duke GT. La moto definitiva, una moto meravigliosa. Già il modello precedente era una moto stupenda, moto ovviamente con tutte le caratteristiche di KTM, quindi una voglia di andare forte, di poterti dare comfort, ma anche di poter andare fortissimo. Quindi questa puoi veramente gestirla. C'è KTM che sta mettendo fuori un video dove questa mi va avanti una macchina sportiva su un circuito e capisci veramente il DNA di questa moto, sebbene rimane totalmente diversa rispetto al 1390 Super Duke R. Questa è una moto stupenda, mi vengono i brividi a vedere questa livrea, lo studio delle forme, il muso, questo muso da mantide che è cattiva, te le ammazza tutti gli altri, e lei è la regina. Lei è una moto strepitosa, il design delle borse, i dettagli dei materiali, il serbatoio, questo argento è veramente fantastico. Il nuovo TFT, ecco, se riesci a vedere, guarda c'è il TFT, una cosa, un TFT che è un mezzo iPad, è veramente clamoroso. Non vedo l'ora di averla in concessionaria. Quanto dovreste averla? Molto presto, entro i prossimi, io confido entro fine anno di averla in prova. Sicuramente l'anno prossimo l'avremo demo, tu la proverai. Okay. Guarda, è una grandissima emozione, perché sono anni che stiamo aspettando il modello nuovo. Già da 3 anni ho clienti, amici, appassionati che mi dicono: ma esce modello nuovo l'anno prossimo, esce modello nuovo. Finalmente non vedo l'ora di provarla su strada, perché questa è una moto sportiva, ma che deve dare il comfort al pilota di poter guidare e fare viaggi lunghi. Tu con una moto così puoi girare tutta l'Europa, se non addirittura tutto il mondo, perché hai una posizione di guida meravigliosa, una protezione aerodinamica stupenda, e il motore a questo punto sarà fenomenale. Già prima non vedo una l'ora. Fantastico. Pazzesca. Fantastico. Va bene, passiamo alle altre novità. Vediamo, ragazzi. Allora, Franco, allora, nelle Duke c'è stato l'exploit incredibile dell'890 Duke R, una moto che sono state vendute tutta sulla carta, perché viste in EICMA hanno entusiasmato e scaldato gli animi di tutti. Questo è un capolavoro. 990 Duke R, ma guardate che moto, notate l'attacco del mono posteriore con leveraggio. Questo è un attacco che c'è solo sul 990 Duke R e sul 1290 Super Duke R, 1390, scusami, gaff. E moto strepitosa. Cioè, questa per me, io non avremmo tanta occasione di vederla in concessionario, perché entrerà e uscirà. È una moto di cui io ho veramente tantissima aspettativa. Qui si vede ovviamente da fiera, quindi con tutte le parti in carbonio, col suo scarico a Krapovic, con le pedane regolabili, quindi con tutta un'accessoristica che la renderebbe ancora più affascinante. Ma già la moto di base ha una livrea
pulita, bello questo nero e bianco, arancio, che si fondono insieme con queste linee che sono, c'è tutto, sono strepitose. Senti, hanno fatto qualche aggiornamento all'LC8 o è... È migliorato, ha dei cavalli in più, ha, come dicevo prima, vabbè, oltre a tutto il sistema frenante Brembo che già era applicato sul modello R del modello precedente, l'890 Duke R, qui questa grandissima novità, la vedevo con Luigi l'altro giorno, è proprio il sistema di attacco del monomotorizzatore posteriore, che rende una maneggevolezza e una capacità di utilizzo in tutti i fondi stradali, quindi partendo dalla strada normale alla pista, una gestione della moto fenomenale, forcelle regolabili con le regolazioni del che sono simili a quelle del 1290 Super Duke RR, quindi il top di gamma, certo. Questa è una moto da brividi. Guarda. Hai un'idea del prezzo? No, non si sa ancora. Purtroppo i prezzi sono ancora tutti calmierati, comunque io sono pronto a scommettere che l'anno prossimo chi ama KTM avrà delle belle sorprese. Primo, perché ci sarà sicuramente un mantenimento di prezzi, non ci sarà il classico aumento anno su anno, proprio perché vogliamo dimostrare che anche con l'uscita di modelli nuovi noi riusciremo a tenere un livello di prezzo che è adeguato al livello di qualità e di performance delle moto che vengono date. Come ti dicevo in negozio, la cosa speciale di KTM è che non ti dà mai una moto e te la vende che dove tu puoi fare tutto. Ogni moto è studiata, è settabile per quello che veramente i tecnici di KTM vogliono. Questa è una moto che può andare in strada, ma questa è una moto che può andare veramente in pista, può fare dei numeri paurosi in pista, con tutti i sistemi di attenzione, con i sistemi di protezione che addirittura, di cui addirittura bisogna stare attenti, perché è talmente sicura da guidare che ti dimentichi che esiste anche il mondo esterno. Chiaro. E quindi è veramente una moto da sogno, è una moto da sogno, non ha eguali, non ha proprio nessuno da discutere. Da temere o dei competitor reali. Assolutamente. Perfetto. Assolutamente. Beh, Davide, in termini di livrea anche questa non scherza per niente. Allora, io questa l'ho vista a luglio e l'ho vista nuda, cioè senza nessuna carrozzeria. Questa è una moto veramente totalmente innovativa, fantastica, delle linee meravigliose, gli spoiler, il serbatoio, queste carene. Il carenato è una moto che è un po' di nicchia sul mercato Italia. KTM decide di fare questo modello 990 RCR proprio per abbordare a un segmento che fino ad oggi ha toccato solo col 125 e col 390. 990 RCR è una moto che ci nasconde tante sorprese, deve essere favolosa da guidare e poi questo viene anche dall'esperienza degli ultimi anni in MotoGP. D'altro canto KTM sta facendo dei numeri interessanti in MotoGP, considerando anche di quanto è giovane in MotoGP. Non basta avere una buona moto o dei buoni piloti, ci vuole tutto un insieme di esperienze e tu ne sai ben più di me, Manico, anche sì, che non rendono la possibilità di salire subito sul podio. E KTM, secondo me, da grande profano, scusami, dite Roma, c'è, a dire il vero e per essere corretti, c'è un'altra variabile in MotoGP importantissima, sono le gomme. E quello, certo, purtroppo è una discriminante importante. Secondo me KTM sta lavorando molto bene, manca un filo di, diciamo, comunicazione, per essere elegante, certo, no? Col gommista, certo, perché secondo me il prodotto è già a livello della competitor principale. E questo è un prodotto consumer, quindi questo è un prodotto che indubbiamente, come nel DNA di KTM, vuole offrire anche all'utente che guida la moto sulla strada un prodotto che gli può dare delle grandissime soddisfazioni e delle grandissime, attraverso i settaggi, possibilità di guidarla su più in più realtà possibili. Secondo me qui veramente l'esperienza della MotoGP ha permesso a KTM di offrire qualcosa in più, che non è banalmente una carenatura della moto,
Io purtroppo la conosco ancora poco a fondo, perché anche KTM con noi ha svelato i suoi segreti, tra virgolette, di innovazione proprio in questi giorni, e conoscere tutto di ogni singola moto per me è molto difficile. Però sono molto curioso di vedere l'effetto che avrà anche sui nostri clienti una moto di cui c'è veramente tanta curiosità. L'estetica è fondamentale, ma la cosa che io ribadisco e ribadirò sempre, vendendo più moto, non solo marchio KTM, ma è che KTM fa la differenza, perché ti dà un prodotto che ha una fruibilità molto superiore al semplice quello, a semplice immagine di marketing che ti viene data sulle moto. Che dire, meravigliosa, una piccola opera. Aspettiamo anche di vederla in negozio. Aspettiamo di vederla in negozio. Io dubito che questa moto sarà in prova, anche perché è una moto che sarà venduta col contagocce, e quindi suggerisco a chiunque voglia avere per le mani questa moto di prenotarla per tempo, per non rimanere solo spettatore alla finestra, ma di poter essere protagonista nel mettere sedere su una delle moto più innovative nel mondo KTM nella sua storia, perché non mi risulta che KTM abbia mai fatto una moto di questo tipo. La vedremo prossimamente sui nostri concessionari. Franco, quest'anno due novità assurde e fantastiche. Ricordiamo che nei nostri concessionari quotidianamente entrano ragazzi che vogliono motard, che vogliono delle moto fruibili. KTM esce con due modelli che sono molto richiesti e che avranno un grandissimo successo dal mio punto di vista. 390 SMCR, quindi il motard che fino a ieri era solo 690 e deve essere depotenziato, okay. Ma questo è già pronto, monocilindrico, una moto che darà con un dettaglio, anche qui un TFT importante a colori, una moto che darà sicuramente filo da torcere ai competitor e che sarà di grande soddisfazione. E quindi lei esce con quanti cavalli? Questo non me lo ricordo. Ok, però praticamente è analoga alle 690, sì, depotenziato, sì, sarà molto più leggera, immagino anche. È molto più leggera, certo. Grande novità, che non voglio sminuire questa, ma questa forse è una delle moto più richieste da quando io sono aperto. Stiamo parlando di un 125 motard. Tu non hai idea, i ragazzi che vengono a cercare il 125 vogliono convertire i cross e metterli in modalità o enduro o motard. Invece qua vedremo, non lo devono fare, e in più i papà sono tutti tranquilli perché la potenza di questo 125 sono 15 cavalli, quindi sono moto fruibili da ragazzi neopatentati a 16 anni, hanno il vantaggio di una manutenzione di una moto da strada, quindi stiamo parlando primo tagliando a 1000 e poi successivamente italiani una volta l'anno ogni 7500 km, e avranno una moto con tutto il DNA di KTM, lo spray di KTM. Tu pensa, un 125 con la regolazione delle forcelle. Questa è una delle cose che ai nostri clienti dobbiamo dire, perché i nostri clienti prendono la moto come gliela settiamo e poi non la toccano mai. In realtà, manovrando queste due piccole leve, tu puoi avere moto diverse, proprio una moto completamente diversa, e bisogna che noi italiani, che non leggiamo mai le istruzioni, leggiamo un pochino di più, perché manovrandola possiamo capire effettivamente che cosa abbiamo sotto il sedere e la fenomenalità di questo tipo di moto. Vabbè, veramente chapeau a KTM, complimenti. Giusta, gli sbarbati. Allora, l'entusiasmo è massimo. 1390 Super Adventure R, che insieme con la sua sorellina S diventa una moto strepitosa. Miglioramento, adesso piccola sciocchezzola a caldo, miglioramento delle barre, con le barre che si rialzano, fino al modello precedente rimanevamo solo sul basso, i nostri clienti molto spesso cercavano delle protezioni più alte, adesso le abbiamo. Moto nata per fare fuori strada, non solo fuori strada per ridere. Con questa moto non si fanno le strade bianche, con questa moto si va nel deserto, con questa moto si va a fare l'eroica, ma la parte difficile. Certo, bisogna avere la consapevolezza che se la corichi, tirarla su bisogna essere forse in due,
perché ragionevolezza, però è una moto che può fare, questa pesa 2,20, 2,25, no, rispetto al segmento, rispetto al BMW pesa un 20-30 kg in più, e non parliamo dell'Africa Twin che ha 120 cavalli e pesa 40 kg in più, eh sì, questa 160-170. Si è dimenticato che stava lavorando, lui sta già facendo, sta già facendo il lavoro. Ragazzi, scusate. Fai vedere lo schermo che almeno puoi lasciare. Allora, scusate. Questa moto, guardate, la cosa impressionante, beh, anche lo schermo addirittura è esagerato. Questo secondo me, permettimi di dire, è un po' marketing, perché su una moto così, di fatto, la cosa più importante... Io e te non ci avremmo neanche messo niente, vero? Ma sì, perché è talmente però attenta, ma ci vuole. Cioè, sì, appunto, io ti dico, esperienza sul campo, questo tipo di moto... Tutti si innamorano di questo colore e spesso comprano questa moto per andare in strada. Questa è una moto che va comprata se io voglio usarla nel fuoristrada e non semplicemente sulle strade bianche. È stupenda. Andiamo a vedere l'S. Sì, certo. 1390 Super Adventure S. Abbiamo visto la R. La R è molto meravigliosa, ha colori molto accattivanti, specialistica. 1390 Super Adventure S, moto meravigliosa da guidare in strada, con una potenza importante, 170 cavalli, con 173 cavalli, scusami, mi correggo, con una guidabilità, un comfort di guida strepitoso. Questa moto ha aumentato i cavalli, aumentata la potenza, questa in particolare dovrebbe avere il cambio automatico, e infatti confermo, questa con nuovo sistema cambio automatico, un cambio automatico che rispetto al DCT è totalmente diverso, perché il DCT è molto pesante, qui sfrutta la logica della reclusa in un certo senso, permette alla moto non solo di avere la moto che cambia da sola, ma addirittura impostare quando la moto deve cambiare da sola. Cioè, tu ti troverai con una moto dove hai bisogno del freno motore, tu imposterai l'intervento del cambio automatico in funzione della tua esigenza, e quindi tu potrai arrivare ad avere un cambio automatico che scala la marcia solo quando è arrivato al massimo del suo freno motore, per aiutarti a sfruttare il freno motore. Certo. Quindi avrai più funzione di cambiata, potrai avere la cambiata sport, la cambiata road normale, o addirittura la cambiata, io la chiamo off-road, non ho ancora capito bene come la chiamerà KTM, ma questa cambiata che ti permetterà di sfruttare al massimo il freno motore. Okay. Una moto, io anche come la estetica stupenda. Devo dire che l'hanno, non so come, ma l'hanno resa bellissima, perfetta. Questo nero bianco che abbiamo visto prima nel 990 Duke R, qui non me l'aspettavo sinceramente. Una colorazione ci sta molto bene perché la contrapposizione col modello arancio, che non abbiamo potuto vedere perché oggettivamente è stracolmo di persone perché ci possono salire sopra, questa moto ha un carattere ancora meglio del modello precedente, perché una delle cose che piaceva da morire delle AR erano proprio il mix dei colori. Con questa versione diventa anche questa estremamente accattivante. Ricordo che anche quella di quest'anno è bella, quella che noi chiamiamo silver o bianca, mentre questo ha mantenuto questo bicolore nero e bianco con questa macchia di arancio che contraddistingue, che è la firma di KTM, certo. e gli dà un'eleganza fantastica. Poi, ragazzi, il muso, non a tutti piace, piace il muso di un amante. Parla uno che non era un amante del marchio, adesso ha cominciato a capirlo e adesso lo apprezza, no? E la vedo migliorata di anno in anno, per cui bravi. Il muso è strepitoso, non spaventatevi se vedete il faro aperto, oh madonna come lo pulirò, come non lo pulirò, mi farà abbastanza luce. Ragazzi, fa una luce che voi non avete idea, è una cosa fantastica. E d'altro canto, colgo l'occasione per dire, guardate che sono anni che KTM applica sulle moto consumer quello che scopre nel mondo delle gare. Il serbatoio basso, che non è una novità di KTM per chi conosce KTM da qualche anno, rende la moto di un'agilità infinita. In più, cosa che ci valuta poco,
le gambe che avvolgono la parte bassa, la parte alta del serbatoio, sono molto più strette, permettendo anche a persone diversamente alte come me di arrivare a toccare più facilmente e di avvolgere la moto, di sentirla. È come se fosse una donna, ragazzi. Certo. È una roba fantastica. Hai l'opportunità di veramente di godere, di diventare un tutt'uno con la tua moto. Non vedo l'ora di provare anche questa. Anch'io. Deve essere strepitosa. Ah beh, tu la proverai senz'altro, la godrai a pieno. Beh, Franco, questa è la seconda novità che dei Ragazzaus, stravenderemo. In questi anni io ho avuto veramente la pletora di ragazzi che cercavano una moto enduro, una moto motard. Questa è la contro il contraltare del 125 motard che abbiamo visto prima, 125 enduro. Enduro, ricordo ai nostri spettatori, 15 cavalli, ma un enduro di tutti i fiocchi. Questa è una moto per andare a scuola, per andare in città, per godere con gli amici, in totale sicurezza, con dei corsi di gestione contenuti, perché questa è una moto la cui gestione non è come le moto da competizione, ma con tutte le rifiniture e i settaggi che KTM dà. Guarda, anche qui stiamo parlando di un 125, anche qui abbiamo le forcelle regolabili in compressione e rilascio, una cura dei dettagli stupenda, moto che non sembra un 125, tutt'altro, non sembra un 125, vero. Sembra veramente un 390, un 500, una moto che avremo, di cui avremmo veramente grandi risultati. Anche qui TFT a colori, fantastica. E tu, Giuseppe, hai detto vai a scuola, ma poi se al pomeriggio e vuoi farti la scampagnata nei boschi, vai, ma questa vai davvero. La fai, nota davvero. Che gomme mi monta, no, nota anche, e qui bravo, mi riallaccio a te, il settaggio. Ragazzi, studiate, guardate i manuali, capite che cosa avete. A scuola ci andrete con la moto settata in un certo modo. Mi volete andare nei boschi? Ci andate, non avete bisogno di una moto da competizione, mi settate le forcelle e voi godrete come dei pazzi, facendo delle... Che bello, i ragazzini sì, che gode come sì, un matto. Sì, ma perché godrei anch'io che ho 58 anni, Franco. Averne guarda, monocilindrico, questa è l'evoluzione del 390 Adventure, no? Che già abbiamo visto prima, questo è il modello enduro. Fa parte delle novità che abbiamo visto di KTM 125-390, dove noi arriviamo a mettere dentro due modelli, due tipologie di moto su motori, telaistica già sperimentata, due modelli che sono amati da morire dai nostri ragazzi. Moto leggera, quindi vuoi caricarla? Io il motore l'ho provato grazie a te sul 390, sì, ed è fantastico. Ma vuoi portarla? Questa è una moto che ti metti sul camper, una moto che ti porti via in vacanza, vuoi andarci via anche con tua moglie, è comunque comoda, vuoi farti una bella tirata in mezzo ai boschi, la fai. E questa è una moto strepitosa, veramente meravigliosa. Ragazzi, KTM, altro che KTM in crisi, sì, ce l'avrà la sua crisi, ma le moto le sa ma fare, le moto molto le bene. Sa fare, ragazzi, e che moto. Purtroppo che è che moto. Non c'è gente, la cosa fa capire non c'è gente, che non c'è interesse. Non c'è interesse su KTM. Ragazzi, vabbè, il cross vero, ragazzi, c'è cross, l'imbarazzo vediamo, della scelta e da Bacchia Osanaggio si trova. Venite a trovarci in concessionaria, vi aspettiamo con una bordata di novità, che la cosa migliore è toccare con mano. Venite, vi aspettiamo e vedrete che quest'anno sarà tutto un anno arancione. Grazie Davide, tanta ciao. Passione si è capito che ce l'hai, sia lui che Luigi e tutto il gruppo Bike House. Ciao da Bike House, grazie ciao, Davide, Franco, buon lavoro. Grazie. Ciao.